Buongiorno Sabrina, ben arrivata! Ciao Marta! Un'entrata davvero maestosa! Con un mezzo di locomozione direi alquanto speciale. Se non particolare, altro. Ma soprattutto veramente bello. Davvero, bellissimo e poi molto buono anche. A cavallo tra arte e gusto nasce dalla nostra passione che abbiamo per la nostra regione, per promuovere e divulgare nella nostra regione dei piccoli borghi, gli usi e costumi delle località, di alcune località suggestive, riscoprendone anche dei vecchi sapori. Certo Marta, e oggi siamo venuti a San Venanzo perché non tutti sicuramente conosceranno delle particolarità che invece noi oggi andremo a scoprire. San Venanzo è un comune alle pendici del Monte Peia e è il comune dell'Orvietano sicuramente più prossimo alla provincia di Perugia. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Con l'assessore alla cultura del comune di San Venanzo, Samuele Codetti, siamo al traccio di Santo Venanzio. Siamo qui in un bellissimo posto. Io credo che il nostro territorio, il territorio del Monte Peglia, sia uno delle zone più incontaminate dell'Umbria e dell'Italia centrale. Un pizzico di storia. Come è nato il nome San Venanzo? Naturalmente da un famoso santo che qui è passato. Siamo intorno all'epoca della seconda metà del terzo secolo dopo Cristo. Il giovane Venanzio si trovava a transitare in questi luoghi con già, diciamo, appesa al collo la sua condanna a morte. Con una spada fece una fessura sulla roccia su cui un cavallo dei soldati aveva appoggiato la sua zampa, e con questo gesto fece sgorgare il ruscello per far abbeverare i cavalli dei soldati romani. E dopo aver parlato con l'assessore conosciamo i cavalli e lo facciamo proprio con Alessandro Sarnei che quest'oggi ci ha portato questi due meravigliosi esemplari. Quali sono le caratteristiche di questi due cavalli? Questo cavallo è un pura razza spagnola, è addestrato per l'alta scuola, quindi le aree alte della scuola spagnola, e cavallo di 10 anni e uno stallone di nome Araucano. L'altro cavallo, Joe Black, è un cavallo di razza maremmana migliorata, con il sangue inglese, e montato da dottor Cappelletti, è un cavallo addestrato in doma classica. E passeggiando per le colline del comune di San Venanzo, nei pressi di San Vito in Monte, abbiamo incontrato questa struttura ricettiva. Andiamo a vedere chi c'è dentro. Troviamo la signora Anna Maria che intreccia le ceste. Salve signora. Buonasera. Da quanto tempo lei sa intrecciare le ceste? Da 50 anni. È una, diciamo, un lavoro difficile oppure tutti lo potrebbero imparare? Se le potrebbero imparare, non è difficile. Per una cesta di questo tipo quanto tempo ci vuole? Vuole mezza giornata. Quindi anche molto lavoro dietro. Sì. E dalle ceste della signora Anna Maria continuiamo la nostra visita all'interno della casa vacanze Spizzicacacio. Siamo con la signora Anna Lucia innamorati in questo bellissimo podere Spizzicacacio. Allora signora, ci dica subito qual è il suo motto. Ma direi vivere la natura, scoprire l'arte e godersi il relax. E diciamo allora come nasce questo slogan? Ma perché direi che qui senz'altro c'è modo di vivere la natura pienamente, in quanto siamo in un mondo di boschi e di campagna. Ho notato che in questa casa vacanze c'è una caratteristica un po' particolare, quella degli appartamenti ad esempio. Sì, esatto, questa appunto è un'antica casa colonica della famiglia Ottaviani che dopo un certo abbandono negli anni 70 è stata ristrutturata, però tenendo rigorosamente presente quella che è la struttura originale della casa. Quindi sicuramente tanto relax, ma qui intorno possiamo anche avere la possibilità di testare con mano anche l'arte del comune di San Venanzo. Certo, perché qui vicino per esempio c'è il bellissimo santuario della Madonna dell'Olivo,
che è veramente una chiesa che ha una testimonianza di grande fede e anche testimonianze artistiche di notevole interesse. Qui vicinissima c'è la sorgente Acquaforte, si può andare a piedi, che è un'altra cosa particolare, questa sorgente di acqua minerale ricca di ferro, già testimoniata anche questa dal XIX secolo. La signora Anna Lucia ci ha parlato di un bellissimo santuario, quello di Madonna dell'Ulivo, completamente immerso nel verde. Ora ci siamo arrivati, chiaramente vogliamo conoscere la sua caratteristica. Allora, la storia narra che nella prima metà del XVI secolo una pastorella di nome Agata attinse ad una fontana, ad una sorgente, e si era fermata a riposare all'ombra di un olivo maestoso e tra i rami dell'albero le apparve una bellissima signora che le parlò e la benedisse. Al suo ritorno poi non venne creduta dai familiari, ma il fatto si ripeté più volte e la signora le chiese che su quel luogo venisse retta una piccola chiesa. E per avvalorare il suo racconto fece in modo che Agata tornasse a casa con la brocca rovesciata, però piena d'acqua. E nel luogo dell'incontro fu eretta una piccola cappella ornata poi internamente di affreschi. E questo santuario della Madonna dell'Olivo è meta di pellegrinaggi ed è molto amata dalle persone della zona, e ogni anno il 5 di agosto viene festeggiata la Madonna dell'Olivo con una festa in piazza ed una processione, e l'acqua della sorgente poi che è qua sottostante è considerata benedetta. Nella zona non è l'unico santuario degno di nota. Ora ci trasferiamo a Colle Lungo, dove andremo a visitare quello di Madonna della Luce. Davanti al santuario della Madonna della Luce, proprio insieme all'assessore al turismo Valdimiro Bini. Siamo qui in questo piccolo borgo che è caratteristico perché è stata sempre una residenza d'epoca dei conti Faina, dei Righetti. In particolar modo la chiesa, il santuario della Madonna della Luce, che è stata ristrutturata per il giubileo del 2000 insieme a tutto il borgo, è importante perché è stato per lungo tempo il centro e il fulcro della vita religiosa del comune. Entriamo, assessore. Assessore, possiamo ammirare veramente un bellissimo affresco? Sì, quello è l'affresco della Madonna della Luce che è venuto appunto la luce nel 1829 sotto 7 strati di calce. In pratica è successo che il famoso miracolo della Madonna della Luce si verificò proprio in quell'anno dopo una processione. Just look over your shoulder.